Grazie Gabriele. E adesso darei la parola a Nicola, Nicola Gandolfi, dicevo, di Parma, e abita ad Augusta con la sua famiglia, con Nirina, con Manu e Erika, ci sono qua in giro. E dunque Nicola comincia la sua avventura in Madagascar già nel lontano 2000, volontario del TM dal 2000 al 2002, a contatto con gli artigiani del legno e all'inizio, poi dopo il 2005, dopo la laurea in scienze forestali e ambientali, torna in Madagascar e promuove una serie di attività legate alla gestione forestale sostenibile, riboschimento, alla realizzazione di vivai di piante autoctone di foresta, attività agricole generatrici di reddito, questo più avanti come caffè e pepe. Poi dicevo, nel 2010 si sposa con Irina, altro avvenimento molto, molto importante, e nel 2011 fonda l'Onlus Ciri Parma per dare continuità al suo lavoro e dal 2013 è volontario Fidei Donum della diocesi di Reggio alla diocesi di Angustra. E oltre a continuare a seguire i progetti che dicevo come attività agricole generatrici di reddito e gestione forestale sostenibile, si occupa anche di un progetto di ristrutturazione di alcuni asili ai bordi della foresta. Ecco, ti chiediamo Nicola, nella tua esperienza, sempre in tema di camminare insieme, come tu stai camminando insieme, facendo progetti, lavorando proprio quotidianamente da tanti anni, con persone di una cultura un po' diversa, con mentalità, priorità, ritmi, modalità di lavoro differenti. Ecco, come fai, come si può fare? E anche, vista la tipologia del tuo lavoro, volevamo chiederti come hai fatto, come fai a sensibilizzare la gente a camminare insieme anche per la salvaguardia del creato, che non è così semplice, perché poi gli interessi delle persone non sono sempre allineati a queste cose, soprattutto nei paesi un po' più poveri. Quali difficoltà hai incontrato, stai incontrando, e che strade appunto di cammino insieme, di comunione puoi suggerirci? A te, Nico. Grazie innanzitutto per avermi dato la parola, grazie a frate Alberto per la sua testimonianza, fa molto piacere sentire parlare di queste cose quando si torna in Italia, e sempre dura un po', io sto bene, mi piace tornare in Italia, però si sente poco parlare di questi temi che ci ha raccontato frate Alberto. Grazie al centro missionario che prepara a questa giornata. Sapete, ad Angustra si dice, è molto conosciuto il Kabare, questa introduzione che è d'obbligo farla, e c'ho qualche influenza. Quindi, arrivando a quello che chiede Anika, sì, camminare insieme con queste persone, ci si chiede cosa si può dare entrambi nel cammino per andare avanti, e queste persone vivono in un posto dove c'hanno di fianco a casa la foresta, un ambiente estremamente diversificato, con biodiversità, con piante, animali, corsi d'acqua che escono dalla foresta, e noi siamo lì per chiedergli di non distruggerlo, di tenerlo lì, e perché innanzitutto io amo la natura, amo la foresta e lo faccio per amore. Ma anche per utilità per noi, perché a noi serve l'ossigeno per respirare. Quindi quello che chiediamo loro è di non bruciare più la foresta, e loro ce l'hanno lì di fianco a casa, e loro mi rispondono: sì, però io devo mangiare, devo conquistare sempre nuove terre, perché noi adesso siamo in cinque,
tra qualche anno i miei figli avranno altri 8 figli a testa e saremo in 40, abbiamo bisogno di terra. E il problema c'è, è reale, e però non si può continuare a bruciare questa piccola fascia ormai di foresta che resta in Madagascar, venuto come il posto, un'isola verde, che ormai per trovare una foresta bisogna andare 6 ore in moto lontano dalle vie principali. Quindi questa gente è coinvolta, sensibilizzata a non bruciare più la foresta. Quello che possiamo tirare fuori noi dalla nostra bisacca è un po' l'aiuto che noi possiamo dargli, quindi le nostre competenze e soprattutto i finanziamenti, i soldi per fare delle attività. Quando gli si spiega di non bruciare la foresta, si cerca di comunque coinvolgerli proponendogli nuove attività, e così le attività del caffè, del pepe selvatico, e queste dighette e i nuovi terrazzamenti che servono appunto a creare nuove terre coltivabili su versanti che erano improduttivi. Quindi gli si può dire: non andare più a bruciare la foresta lì in alto, stai qui, ti aiutiamo qui, qua giù a produrre il tuo riso, i tuoi fagioli, il tuo mais. E poi noi ad esempio siamo in un solo comune di 10.000 persone, e con i miei collaboratori malgasci lavoriamo in un solo comune. Ci sono organismi come il WWF, come il Madagascar National Park, e un solo tecnico lavora in 10-15 comuni. Noi stiamo vicino alla popolazione del comune in cui lavoriamo, e ogni settimana, ogni mese ci spostiamo dalla nostra città, lasciamo le nostre famiglie, i nostri figli, e ci spostiamo nei villaggi vicino alla foresta per vivere con loro, per ascoltare le loro esigenze, le loro richieste, e per portare avanti le attività che vi dicevo del caffè e del pepe selvatico, e anche attività più legate al sociale, alla cultura. Abbiamo ultimamente ristrutturato degli asili, asili che non erano mai esistiti nel comune di Wid dove lavoriamo, e per la prima volta dei bambini di 4-5 anni possono fare questa esperienza lì negli asili. E le difficoltà sono appunto questo scambio, noi che cerchiamo di coinvolgerli, e loro che invece hanno bisogno di sopravvivere. Quindi si cerca di raggiungere un compromesso a tutto questo, alla protezione, ma anche alla loro vita, alla loro sopravvivenza. E la strada che possiamo fare insieme è appunto quella che loro da lì si impegnino veramente a tutelare la loro foresta. La legge Malgascia dice che la foresta non si può più bruciare, quindi a favore della tutela, e da noi qui possiamo aiutare loro standogli vicino e mandando insomma i mezzi necessari perché loro possano sviluppare le loro piccole attività che dicevamo prima. E niente, noi torniamo giù il 6 ottobre e niente, vi ringrazio tutti per questa giornata. Nicola, aggiungo io una cosa che lui non ha detto. Nico è candidato al premio Foxiv del volontario internazionale per il 2016. Siccome lui non l'ha detto, io lo dico. E quindi si può ancora votare fino alla 30 settembre per sostenere i progetti che stanno portando avanti. Ecco, grazie Nicola. E a questo punto dai la parola a Pietro,
E allora, Pietro Gozzi di Reggio Emilia, che è stato già volontario in Kosovo con RTM nel 2001-2003, prima su un progetto agricolo e poi su un progetto educativo, e ha continuato poi negli anni ad impegnarsi all'interno di Reggio Terzo Mondo per sostenere una cooperazione internazionale, ed è tornato più volte in Kosovo a seguire e supportare progetti soprattutto di tipo agricolo. E per ultimo, nel mese di luglio scorso, è tornato in Kosovo nell'ambito di un progetto di un potenziamento di cooperative di donne nel settore agricolo, in particolare nell'ambito degli allevamenti suini, con costruzione di un nuovo impianto di macellazione e promozione sul mercato di nuovi prodotti. E progetto che ha visto una intensa collaborazione con associazioni, con l'università anche qui della nostra zona. Ecco, ho specificato nel dettaglio questa cosa perché una cosa che volevamo chiederti era proprio, allora, si parlava prima di intelligenza, e mi viene in mente questo interleggere, saper unire i nostri punti di vista per leggere insieme. Qui sono state unite delle esperienze, un'esperienza emiliana che sicuramente in fatto di filiera suinicola ce n'è. Ecco, con se si è riusciti a creare una collaborazione che non è scontata, non sono assolutamente scontate queste cose. Quindi ti volevo chiedere com'è stato questo scambio di esperienze in cui voi avete anche promosso delle piccole rivoluzioni, perché avete lavorato con le donne, e anche questo non è scontato, in una zona rurale, aprendo nuovi mercati. Ecco, un po' anzitutto come è andato questo scambio di esperienze, e poi in particolare per te, che sei tornato dalla tua esperienza di volontariato già tanti anni fa, ma hai sempre continuato negli anni a seguire un po' il mondo missionario. Ecco, come si può fare qui, domanda che poi aprirò a tutti, per rimanere in comunione con le realtà incontrate lontano?